Va ora in onda Grafologia con Renato Pasqualotti. Impara a conoscerti dalla tua scrittura. Un buongiorno a tutti i radioascoltatori, a tutti i telespettatori. Renato Pasqualotti da Veneto Globe, Radio Conegliano. Oggi vi parlo di un pittore, sempre in ambito veneto, però di un periodo successivo rispetto ai pittori che abbiamo esaminato nelle scorsi incontri. Si tratta di Giambattista Tiepolo, nato a Venezia nel 1696 e morto a Madrid, quindi in Spagna, nel 1770. Pittore veneziano che forse noi abbiamo visto perché molte delle chiese veneziane sono affrescate dal Giambattista Tiepolo. Lo abbiamo visto anche in zona di Udine, lo abbiamo visto soprattutto nei soffitti, nelle pareti delle ville venete lungo il Brenta. È un pittore straordinario, molto innovativo, interessante dal punto di vista sia caratteriale come uomo, lo vediamo poi nella scrittura, ma anche dal punto di vista pittorico, perché è un pittore molto molto innovativo. Figlio di un mercante, di un armatore, che è morto l'anno successivo, 1697. Quindi Giambattista Tiepolo, come altri pittori che abbiamo visto precedentemente, è rimasto orfano di padre all'età di un anno. Come si è arrivato poi alla bottega del Lazzarini, pittore famoso in ambito veneziano, non lo sappiamo, però questo è avvenuto attorno al 1710. Da Lazzarini lui ha intrapreso il concetto di capire, di assimilare, di osservare particolarmente i pittori veneziani che lo hanno preceduto, tra i quali troviamo Tintoretto, nato ben prima, nel 1519, e morto nel 1594. C'era ancora Tiziano precedentemente, che lo ha molto in qualche modo portato a essere osservato, guardato con attenzione, soprattutto dal punto di vista dell'esame dei ritratti. Ma poi abbiamo il Veronese. Veronese è nato nel 1528, quindi ben più di un secolo prima. Qualcuno appunto nella storia dell'arte definisce Giambattista Tiepolo come il continuatore della poetica del Veronese. Veronese che, come vi accenno ora, abbiamo visto qualche settimana fa. La capacità di Giambattista Tiepolo era quella di assimilare dei concetti, di osservare, questo lo troveremo anche poi dei segni della sua scrittura, di osservare attentamente queste abilità pittoriche dei pittori veneti, soprattutto appunto del Veronese. È stato un grande decoratore. Nel 1732 noi troviamo la decorazione della Cappella Colleoni a Bergamo, e nel 1737 il soffitto della chiesa di Santa Maria dei Gesuati a Venezia. Ma un ciclo straordinario di affreschi lo troviamo senz'altro attorno al 1746, quindi aveva poco più di 50 anni Giambattista Tiepolo, quando ha decorato il Palazzo Labbia, che è stata poi la sede della RAI a Venezia, in Campo Santa Lucia. Straordinario di questa serie di affreschi è il banchetto di Antonio e Cleopatra, che rappresenta l'incontro tra questo generale romano e la regina d'Egitto. Ci sono due rappresentazioni, in uno scende dalla nave e un altro invece abbiamo un banchetto. La descrizione, come nel Veronese, è molto attenta anche all'aspetto architettonico. Ricordiamo che il Veronese era molto attento all'architettura del Palladio e così in qualche modo possiamo dire che Tiepolo è eccessivo dire copiato,
ma impostato questi banchetti e queste cose un po' alla maniera del veronese. Gli abiti dei personaggi sono estremamente ridondanti, di sete, di broccati, abiti quindi alla moda nel Settecento veneziano, più che non all'epoca dell'incontro reale romano tra Cleopatra e Antonio. Tutto è molto scenografico, perché la pittura del Tiepolo è una pittura che tende all'esagerazione dell'ambiente, degli abiti, delle decorazioni, con uno stile di immediatezza che dà una suggestione incredibile. Abbiamo una differenza sicuramente tra il veronese e il Tiepolo, che per quel che riguarda gli ambienti del veronese, se ricordiamo la villa Volpi di Maser, riporta alla quotidianità, al ritorno dalla caccia, alla domestica, alla padrona di casa assieme alla governante, quindi scene di quotidiana vita dentro l'ambiente della villa. Tiepolo invece porta all'esasperazione, tutto è teatrale, tutto è scenografico, sembra di essere una rappresentazione di un'opera lirica dove tutto è ridondante, ricco di particolari, con un movimento decisamente e quasi esasperato. Le stesse prospettive, dove molto spesso vediamo dal basso le figure, sottolineano la grande sensualità dei personaggi, siano essi nudi, siano essi vestiti. Tutto è molto sinuoso e sensuale. La rappresentazione dei volti non è mai molto soggettiva. I rappresentati guardano, osservano da lontano, ma non hanno un'anima vera e propria. Non abbiamo la quotidianità, la normalità che noi troviamo nel veronese. Sono di una bellezza incredibile, dove possiamo mescolare ragazzi, uomini, donne, animali, rappresentati con lo stesso modo. Veniva esaltato, esasperato il concetto di bellezza. Nel 1757 lui comincia ad affrescare Villa Valmarana a Vicenza e in questo caso si fa aiutare dal figlio Gian Domenico. Parte poi per la Spagna nel 1761 e muore appunto a Madrid nel 1770. È stato un pittore, un affrescatore molto molto ricercato nelle regge europee e molto apprezzato proprio per questa sua genialità. Ora però vorrei arrivare ad osservare i segni della sua scrittura, perché ho cercato di capire dalla sua scrittura se questo modo così singolare, così elegante, così veloce che troviamo negli affreschi, nella sua pittura, lo abbiamo anche nella scrittura. È stato sorprendente quindi trovare come questi vezzi, queste esasperazioni che noi troviamo poi nelle figure, nel disegno di queste pitture, lo troviamo anche nei segni grafologici. Lo troviamo con dei vezzi, perché la sua scrittura è molto fluida poi, ha il segno pendente, che dimostra quindi la grande capacità di assimilare concetti che erano già stati presi precedentemente a lui, ma di elaborarli in un modo del tutto originale. Questo lo capiamo nella scrittura perché è molto alto il grado del segno diseguale metodico del calibro, che porta quindi anche un alto grado del segno elegante. Per quel che riguarda la sua parte intellettiva, abbiamo un buon equilibrio tra la larghezza delle lettere, tra la larghezza tra una lettera e l'altra, quindi dimostra anche generosità oltre che capacità assimilativa. I suoi concetti sono concetti prevalentemente oggettivi. La scrittura è sinuosa, quindi anche capacità introspettiva di osservare dentro queste figure rappresentate, dove comunque
predomina l'elemento estetico della bellezza, della teatralità. Doveva colpire, doveva affascinare e sicuramente ci è riuscito. Molto rapido nel disegno, molto veloce nella pennellata, e del Veronese poi ha preso le tonalità molto chiare. I suoi cieli sono ricchi di movimento, di nuvole, di immagini, dove tutte le figure vengono raggruppate, ma cioè hanno grande spazio, grande libertà. E questo noi lo troviamo anche nella scrittura, dove l'interrigo, cioè lo spazio tra un rigo e l'altro, è molto ampio, dove molto ampio è anche lo spazio tra una parola e l'altra. Girolamo Moretti, il fondatore appunto italiano della grafologia, dice di questo di Tiepolo, dopo aver esaminato la scrittura: la forma speciale della sua intelligenza è data dalla sua tendenza spiccata all'arte, che si riferisce alla vista e che ha per base la prospettiva. In questa arte ha una fecondità sorprendente e sempre nuova, è ricchissimo di fantasia, e la fecondità della sua fantasia è superiore a quella di Michelangelo e quella di Raffaello, e può darsi la mano, dice, con quella di Veronese. Dice: per la sua fecondità e per la scorrevolezza della sua arte ha bisogno di tornare indietro ed adoperare la lima, ma deve adoperarla, e l'adopera, con precauzione per non menomare il concetto primitivo. Quindi con molta attenzione. Quindi l'innovazione del Tiepolo sicuramente è molto equilibrata. C'è la componente dell'intelligenza molto forte che facilita questo modo nuovo di vedere le cose, grazie appunto alla sua capacità di scorrevolezza e di rendere scenografico un po' tutto l'ambiente pittorico. Il suo carattere è d'impronta molto altruistica, continua poi Moretti. Non è affatto testardo e qualche volta può avere qualche deficienza di tenacia. Ma si può dire anche, dice, che l'ambizione non lo tocchi, o meglio, è nel grado comune a tutti. Il suo giudizio sugli altri tende all'oggettività con qualche straripamento alla generosità. Ha una fermezza che tocca il massimo grado e che intende a infervorarsi. Ecco, questa sua tenacia, questa sua forza di volontà che noi troviamo nel segno del mantieni a rigo, cioè di mantenere questa costante orizzontalità del tratto, lo ha portato a mantenere questo suo equilibrio in tutte le opere che lui ha fatto. È stato poi imitato anche da altri, anche dal figlio Gian Domenico, che lo ha aiutato negli affreschi di Villa Valmarana di Vicenza, ma sicuramente non ha raggiunto gli altri vertici del padre, dove troviamo equilibrio, genialità anche dal punto di vista coloristico, oltre che dal vezzo, dalla velocità del tratto e del disegno, che rende tutto molto aereo e molto squisitamente romantico. C'è anche una forte sensualità dentro queste immagini, siano figure nude, siano figure vestite, e il loro vezzo, il movimento, dobbiamo considerare che siamo nel periodo del barocco, quindi viene enfatizzato tutto ciò che è movimento, tutto ciò che è ridondante, tutto ciò che è teatrale, tutto ciò che deve colpire e che deve stupire. E qui sicuramente questo obiettivo, proprio anche per queste caratteristiche del carattere del Tiepolo, sono state raggiunte. Con questo io lascio a voi una riflessione e vi invito a vedere, perché siamo qui nel territorio dove anche a Udine, ma anche in certe ville o nelle chiese veneziane, possiamo ammirare queste straordinarie composizioni di Giambattista Tiepolo. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata, arrivederci alla prossima settimana. Renato Pasqualotti da Radio Conegliano, Veneto Globe.
Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.